Buonasera a tutti, sono Gianfranco, presidente del Rotary Club di Trevate per quest'anno e a nome del club do il benvenuto a tutti. Vi ringrazio per essere qui e per aver aderito alla nostra iniziativa. E prima di introdurre la serata permettetemi di ringraziare l'amministrazione comunale per il patrocinio concesso all'iniziativa e la biblioteca civica Trevera di Trevate che ha accolto la nostra iniziativa e che ci ospita. Giusto due parole sul Rotary, per chi non lo conosce. Come magari alcuni di voi sapranno, il nostro club fa parte di una rete globale di circa 1,4 milioni di persone nel mondo che credono in un mondo dove tutti i popoli insieme promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi. Un progetto fra tutti, e cito ad esempio di questa mission, è Event Polio Now, un programma che Rotary International persegue da decenni teso all'eradicazione della poliomielite e grazie al quale l'obiettivo è sempre più vicino. Ma ve ne sono molti altri che riguardano aree sensibili come l'istruzione, l'ambiente, la pace, che possono essere approfonditi visitando il sito rotary.org, mentre alcuni nostri progetti sono raffigurati sul segnalibro che abbiamo lasciato sulle sedie. Guardando al nostro territorio, il club è presente con iniziative come quella di questa sera, Le Serate del Libro. È un'iniziativa tesa a presentare alla comunità libri di scrittori vicini e lontani. A questo appuntamento, uno degli autori dell'opera è un volto noto alla città di Trevate, Carlo Galfrascoli, storico professore di lettere del Collegio Arcivescovile Bentivoglio di Trevate, qui presente stasera assieme al coautore Rocco Palumbo, che ringraziamo per la loro presenza e che presenterà il libro Un soldato bergamasco in Calabria, edito da CTL Editore di Livorno. Due parole su chi è Carlo Galfrascoli. Un
Nasce in provincia di Varese, che era Teolona. Dopo la maturità classica consegue la laurea in lettere con tesi su semiologia e linguistica e si specializza in teologia presso l'Università Cattolica di Milano. Intraprende poi e porta a termine una lunga carriera nei licei italiani e svizzeri come docente di letteratura italiana. Promuove e organizza due convegni di successo, uno su Carlo Emilio Gadda, tra date nel 96, presso il liceo Bentivoglio, e uno su Eugenio Montale, a tra date nel 98, quale campeggia come relatore Dante Isella, uno dei più grandi filologi del Novecento. Attualmente impegnato nella scrittura, è autore del romanzo storico Un soldato bergamasco in Calabria, CTL Editore Leone 2019, finalista al Premio Internazionale Dostoevskij del 2021 e vincitore del Premio Metaurus, sezione romanzi del 2022. Sta lavorando ad un secondo romanzo storico, o forse il terzo? Secondo romanzo storico ambientato nel ventennio fascista e durante la Seconda Guerra Mondiale dal titolo La figlia del gerarca e il partigiano. Qualche parola poi su Rocco Palumbo, la demando a un'ultima cosa. Prima di lasciare la parola al professor Cafascoli, assieme a Dalia Torricelli e alla voce narrante di Adriana Borosca, ci guideranno alla scoperta di quest'opera. Come avrete notato quando siete arrivati, vi è stato dato un bigliettino con un numero. Al termine della serata ci sarà infatti un'estrazione con la possibilità di vincere 10 copie del libro offerti dal club, fermo restando la disponibilità ad acquistarlo. Buona serata a tutti. Buonasera, vi ringrazio per la presenza. Mi rendo conto che leggere oggi è diventata un'attività abbastanza elitaria, no? Purtroppo, perché la lettura è una cosa utilissima. Chi legge vive 5.000 anni invece di 70, 80 o 100, come dice Umberto Eco, perché vive i tempi di Adamo ed Eva, vive i tempi di Mosè, di Napoleone, eccetera, eccetera. Due parole sul mio carissimo amico e coautore Rocco Palumbo. È una persona verso il quale ho un debito di riconoscenza perché mi ha fatto scoprire una vena di scrittore che non sapevo di avere proprio, no? L'ho incontrato per caso una volta andato in pensione e quando uno va in pensione, non so se i presenti possono confermare quanto adesso sto dicendo, uno diventa un po' un'agenzia di servizi, no? Gli fanno fare un sacco di cose perché tanto non c'è niente da fare, no? E tra le cose che mi sono messo a fare da pensionato, cose che non avevo mai fatto in vita perché io partivo la mattina e tornavo la sera tra Date e Lugano, mi sono messo ad andare a fare la spesa. La trovavo divertente, incontravo gente che conoscevo, che salutavo e passavo davanti al banco del pesce dove troneggiava il signor Rocco Palumbo. Lo vedo oggi, lo vedo domani, buonasera, come sta, chi è, cosa fa, ma sono professore in pensione, un giorno mi dice, senta, mi deve fare un favore, mi deve aiutare a scrivere una storia. E da lì è nato questo sodalizio, questo meccanismo ibrido per cui lui racconta, io recepisco i suoi racconti orali e poi rielaboro e scrivo la storia, in questo caso, che lui mi ha fatto conoscere. Il signor Rocco Palumbo lavora ancora, è un calabrese doc, quindi state attenti come fate. È un uomo che ha fatto un bersagliere innanzitutto, sono qui alcuni suoi commilitoni richiamati dal fatto che il generale De Feo ha fatto un commento a questo libro e ha girato il mondo perché come raccontiamo un altro romanzo autobiografico, suo papà a 16 anni gli ha messo in mano la valigia e un po' di soldi, gli ha detto vai via da Gioia Tauro perché qui l'aria che tira non è buona, e da lì ha cominciato a girare il mondo. Questo è il signor Rocco Palumbo.
Se volete conoscere un po' di più la sua storia, la sua vita, il secondo romanzo che è appena uscito, è già alle stampe e già sui social, Dolce stagione d'amori a Miami, no? Racconta la sua esperienza di vita per 3 anni a Miami. Di questo che domani parleremo in un altro momento. Grazie. Grazie. Un amico, un fratello maggiore. Ci siamo conosciuti forse troppo tardi nella nostra vita, avremmo dovuto avere un po' più tempo negli anni verdi. Ma io però trovarci mai. Io ho messo per un mondo, giustamente, alla fine mi sono sposato, ho 3 belle figlie femmine e dei nipotini, tra cui 2 anche a Livorno. Ecco, come dire. Volevo solo ringraziare anche il professore Capascoli per tutte queste lodi che mi fa, insomma, in qualche modo. Ho detto, nell'amicizia, il seme dell'amicizia fiorisce così, cioè, nel senso che io rispetto molto il professore Capascoli e qualunque cosa della mia famiglia, non dico che la sia prima mia moglie, ma diciamo che il professore gliela dico in modo che lui mi possa anche consigliare la sua esperienza di vita, devo anche dire letteraria, ecco, che è cosa che io non ho potuto avere, ma non perché non l'ho voluta, perché non l'ho potuto avere, nato in un paese dove, insomma, tutti riconoscono un po' la storia, e allora io sono dovuto andare via, sono dovuto abbandonare le scuole. Da ragazzino, già a 16 anni, ero nella città di New York pensando che i grattacieli crescevano da sottoterra. Tanto era la mia ignoranza, ecco. Però mi sono trovato in un mondo che mi ha proiettato in quella giostra gigantesca che è la vita. Mi sono laureato per strada, sono laureato in stradologia. Parlo l'inglese, parlo lo spagnolo, ho fatto il servizio militare nei bersaglieri, tra cui un generale ha fatto la sua nota. Ma vi faccio io una domanda così senza nutrire che la fate voi, perché magari vi dico facciamo condurre. Come nasce questa storia? La storia. La facciamo dopo. Lo dico fra un'ora, insomma, non è che cambia molto. È bello come si racconta, come si vive, come è stata vissuta da questa compagine di 8 anni di storia. Non dice più. Buonasera a tutti. Iniziando con questa chiacchierata, la scoperta di questo libro, tra l'altro una chiacchierata particolare per me perché io sono un ex studente del professor Capascoli, come altri qua presenti, e quindi insomma non può piacere nel passato, diciamo però al contrario, perché questa volta è lo studente che interroga il professore, preoccupato. Una prima domanda di carattere generale, panoramica, di cosa parla l'opera? È un romanzo storico, no? È un romanzo in cui la verità storica si mescola, è frammista all'invenzione, no? L'evento che fa da sfondo, che fa da referente alla vicenda è il drammatico, il terribile, il tragico terremoto di Messina del 1908. Questo è lo sfondo, va bene? Terremoto che ha fatto 150.000 vittime, ha distrutto Messina e Reggio Calabria. No. In questo quadro, un ragazzo di 18 anni, no, di Rovetta, Valseriana, quindi un bergamasco, va bene, è a casa per le vacanze, il congedo di Natale, per la licenza di Natale con i suoi familiari. Deve tornare dopo il congedo, dopo la licenza, in caserma a Pisa, e mentre ritorna sul treno, come un po' descriviamo, viene raggiunto dall'ordine di mobilitazione generale. Per la prima volta, come il generale Del Feo nel suo commento sottolinea, l'esercito italiano viene inviato in Calabria, esattamente a Gioia Tauro, che è il paese più vicino alla zona sismica, no? Viene inviato lì a soccorrere i terremotati.
lì si fa onore, lì si distingue nel soccorso della popolazione, tanto è vero, come può confermare il signor Palumbo, ancora oggi a Gioia Tauro, dove è sepolto, viene ricordato, omaggiato con rispetto dagli abitanti del luogo, che ricordano la sua generosità nel soccorrere. Ecco, noi abbiamo ricostruito, grazie alla tradizione orale, si chiama tecnicamente, cioè Rocco cosa ha fatto? Ha raccolto questa storia dai racconti del nonno, e questa storia è arrivata a me, ci abbiamo lavorato su insieme, è nato questo libro. È una vicenda vera. Siamo stati anche a Rovetta, che è il paese del protagonista Andrea Benzoni, e l'abbiamo fatto conoscere un po' anche Bergamaschi. Quindi il personaggio storico, che è appunto Andrea Benzoni, è un personaggio realmente esistito. Possiamo definirlo un romanzo puramente storico? Un romanzo storico, sì. Come I Promessi Sposi, un misto di invenzione e di storia. A tal riguardo abbiamo un passo da leggere del brano che Adriano adesso ci legge, che proprio riguarda il protagonista. Ecco, scusate un momento. Rocco, come abbiamo fatto noi a conoscere le caratteristiche dell'Andrea Benzoni? Il fatto che noi abbiamo conosciuto la caratteristica sua è perché ci siamo impegnati in quello che sono state le nostre volontà. Cioè, nel senso, abbiamo disturbato un generale che ci ha aperto la porta attraverso un altro generale, siamo andati a finire negli archivi militari, di cui ci hanno mandato il fascicolo della missione di questi 36.000 uomini. Io e il professore abbiamo ristretto questa enorme lista e siamo arrivati all'undicesima compagnia che apparteneva a Andrea Benzoni. Ecco, da lì abbiamo ricostruito, diciamo, la sua vita, per come ha potuto attraversare l'Italia insieme a tanti suoi convertitori per raggiungere il mio paese. Soprattutto attraverso gli archivi sappiamo quanto era alto, va bene, sappiamo chi erano i suoi genitori, sappiamo anche di che cosa è morto, no? Ecco. Nel libro descriviamo un po' questo personaggio, ovviamente usando anche un po' la fantasia, l'ho immaginato, tenendo presente i dati reali. Capitolo 2. Fine della licenza di Natale. Stamane alle 5.21 negli strumenti dell'osservatorio è incominciata una straordinaria registrazione. Le ampiezze dei tracciati sono state così grandi che non sono entrate nei cilindri. Misurano oltre 40 centimetri. Da qualche parte sta succedendo qualcosa di grave. Questa la nota che i sismologi dell'Osservatorio Ximeniano di Firenze scrissero la mattina del 28 dicembre 1908. Gli strumenti dell'epoca non furono in grado di individuare con precisione la zona del sisma che colpì la popolazione nel sonno. Ad aggravare la situazione ci pensò anche un catastrofico maremoto. Contemporaneamente, a circa 1500 km di distanza, Andrea, oramai al termine della licenza di Natale, all'oscuro di tutto ciò, vedeva l'alba della sua ultima giornata a casa. Era tempo di tornare in caserma a Pisa. I giorni della licenza erano volati. Il cuore al pensiero della partenza gli si stringeva. Stava così bene nel suo piccolo nido. L'indomani, il giorno 29 dicembre, alle prime luci del mattino, indossata la divisa militare invernale e lo zaino in spalla, si era avviato alla stazione di Bergamo. La madre, il fratello Bartolo e il padre avevano viaggiato con lui da Rovetta a Bergamo su un carretto, trainato da un mulo. Alla stazione aveva incontrato due suoi commilitoni, Nereo Paolo e Valdesi Gino. Il primo era caporale e il secondo soldato semplice, uno di Caravaggio e l'altro di Bergamo città. Paolo faceva il garzone presso il macellaio di Caravaggio. Pagina 18. Il Benzoni era un ragazzotto. Il Benzoni era un ragazzotto di media altezza, precisamente era alto 1,675 metri, come annota puntigliosamente la sua scheda di arruolamento, con un torace ampio che lo faceva tarchiato e ben piantato sulle gambe.
Era il prodotto del suo lavoro, ormai decennale nei campi. Il colorito del viso, nonostante il freddo pungente che gli aggiungeva macchie di rosso, era roseo e sano. In esso spiccavano due occhi piccoli e castani, ma mobili e ridenti, come in genere appaiono quelli di un ventenne che si affaccia entusiasta sul palcoscenico della vita. Dal copricapo fuoriuscivano capelli castani e lisci. Era un contadino, come documenta anche il suo stato di servizio, ma, come si suol dire, dal cervello fino. Infatti sapeva leggere e scrivere, cosa per niente frequente a quei tempi, e ciò grazie alla scuola del parroco a cui i genitori previdenti lo avevano affidato da bambino. Ecco, leggendo questo libro sorge una domanda spontanea, che è quello che stava anticipando prima Rocco. Come è nata questa storia? Ci stava raccontando prima, poi abbiamo un attimo interrotta. Questa storia per me nasce come un sentimento di riconoscimento. Mio nonno Francesco Morello e altri nonni del mio quartiere venivano da Bagnara Calda e io sono nato nel quartiere dei Bagnarotti a Gioia Tauro. Da bambino, facendo un salto nella vita, da bambino, 10-11 anni, andavo durante il periodo di morte, una tradizione molto forte dal mio paese, dalle mie parti, e vedevo sempre che questi miei nonni, io chiamo miei nonni perché non era solo uno che sapeva, mio nonno andava a pescare con altri pescatori come lui che avevano conosciuto quella, qualcuno era anche cavaliere di Vittorio Veneto, come zio Carlo Bruno, e raccontavano la loro infanzia, talmente drammatica, che noi ragazzini rimanevamo quasi impressionati da questa leggenda, che poi era vera, non era vera, non lo potevi immaginare. E andando al cimitero vedevo questa lapide talmente colma di fiori, talmente imbandita, che non riuscivo nemmeno a vedere il nome. E tutti quelli che si avvicinavano a questa lapide lo rispettavano, cioè anche con dei pianti accanto, cioè con delle voci, talmente legate alle tradizioni dei funerali, che lo consideravano come un figlio. Per sempre, nella mia vita, mi sono sempre chiesto, passandogli ancora davanti negli anni, fin quando sei anni fa, passai per trovare mia madre al cimitero, e vedi questa lapide, che c'è anche qualche foto in giro, talmente spoglia che mi fece la tristezza, mi colpì. Incominciai a incuriosirmi per dargli onore a questa lapide. Perché sei qui, Bergamasco? A 1500 metri da casa tua, sei morto in questo paese. No. Perché? Il onde. Perché nessuno ti ha portato a casa? E allora, i racconti dei nonni, che tuttora girano ancora tra quelli della mia età e alcuni più giovani, quello prima di me, sono ancora vivi. Noi ci prendiamo cura della mia famiglia, di questa tomba, da quando lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre, se lo sto facendo io. La luce votiva al cimitero qualche mazzo di fiori, ogni tanto qualche mio parente, qualcuno che passa, chiunque, mette su questa lapide. Mi sono messo a prendere degli appunti, a modo mio. Vi prometto che io non sono una persona laureata come può essere il professore, io ho fatto una terza media scarsa, cioè, per dire la verità, sulla mia istruzione scolastica, sono laureato in stradologia, ma non avevo la possibilità di creare una storia, non sarei mai stato capace se non ci fosse il professore che fa scuola. Quando mi ha dato gli appunti. Scusi, allora io, professore, cominciò a incuriosirsi, si interessò molto a questa storia e insieme facevamo delle sedute a casa mia due o tre volte alla settimana a mezzogiorno. Io lo ingolosivo con qualche pietanza perché sono un cuoco di professione anche. Cioè, allora non è stato anche questo, forse che magari il professore si è portato a questa sua collaborazione. E allora piano piano ci abbiamo creduto e questa drammatica storia la stiamo facendo conoscere a chi di quella storia forse conosce poco, ma più che altro della storia, stiamo facendo conoscere il personaggio,
Andrea Benzone, un eroe dimenticato per quelli del mio quartiere, perché sono stati salvati da questi soldati e da un bastimento prestato dal capitano Potamia, che si chiamava Lombardia, questo bastimento che da Gioia Tauro andò a Bagnara a prelevare i primi 1000 che sopravvissero in 300 dopo qualche mese, dormivano sotto le tende, insomma, poi arrivarono le baracche svizzere, arrivò un po' qualche sussidio. Purtroppo la drammaticità dei momenti. La drammaticità dei momenti, diciamo, portò a dei disordini che il povero Andrea ci ha rimesso le pene. Tutto. Volevo dire, in primo particolare, quando Rocco mi ha fatto vedere i suoi appunti, mi dì gli appunti che li guardo e vedo, no? Io sono abituato a correggere i compiti degli alunni per 35 anni, no? Quindi ne ho visti tutte le scritture. Quando ho visto la sua scrittura non si capiva nulla, nulla si capiva. Poi gli ho detto, sì, ci vediamo, tu parli e io prendo gli appunti. E così è nata questa storia. Volevo sottolineare un'altra cosa. Nella sua anima, oltre a quella di Calabrese, c'è quella del bersagliere, del patriota, che quando vede un soldato si commuove, no? E quando vede un soldato lo vuole ricordare, lo vuole rispettare. Comunque, no, io ho raccolto i suoi appunti, poi a casa li riprendevo e li mettevo sul computer. E qui mi sono meravigliato di me stesso. La domanda è come è nata questa cosa. Perché nello scrivere, nella vita a scrivere gli appunti, mi venivano in mente, mi venivano a galla una serie di letture, di ricordi, cose da aggiungere che mai avrei immaginato, per cui mi meravigliavo quasi di me stesso, per cui il libro si è arricchito di 100.000 altre cose che ho impiattato sull'ossatura che veniva dalla tradizione orale arrivata a me attraverso di lui. Così è nato questo libro. Ecco, nel leggere il libro ci si accorge che si alternano sequenze in prima persona a brani che potremmo definire di cronaca, che raccontano la storia, in particolare appunto il terremoto di inizio secolo scorso. Tutto ciò ha richiesto notevole documentazione. Come vi siete documentati per approfondire questo tema? Beh, il lavoro che ha fatto il Rocco, l'abbiamo già detto, no? Attraverso il Generale del Feo è arrivato agli archivi, quindi abbiamo avuto i dati non solo di Andrea Benzoni, ma anche dei suoi due commilitoni e anche di altri soldati e degli spostamenti che questa brigata ha fatto, no? E certamente occorre studiare, per scrivere un romanzo storico, bisogna studiare, no? Bisogna leggere. Devo dire, questa è stata una scoperta, perché io non sono, per i capelli bianchi che ho, un nativo digitale, no? E quindi grazie a questo lavoro, no, ho potuto scoprire le grandi opportunità che uno strumento come internet offre. Ed è da lì che una citazione o un rimando all'altro, andavo a cercare i vari documenti, i vari libri che parlavano di questo terremoto. Un terremoto che io, lo confesso senza problemi, non sapevo neanche che era avvenuto. No? C'è una ragione, ho imparato in questa ricerca, per cui il terremoto di Messina e Reggio Calabria è caduto un po' nel dimenticatoio. Innanzitutto si parla di Messina e non di Reggio Calabria, perché a Messina c'erano gli ambasciatori un po' dell'Europa, per cui era molto più importante. Soprattutto la tragedia di questo terremoto è stata poi sopraffatta da una tragedia ancora più enorme, la Prima Guerra Mondiale, che non solo ha nascosto questa tragedia, ma ha anche assorbito le risorse economiche che avrebbero potuto migliorare l'assistenza ai terremotati. Quindi le ricerche le ho dovuto fare, le confesso, prima il Presidente ha citato il romanzo che sto lavorando, La figlia del gerarca e il partigiano, un romanzo storico
storia in lezione. Qui devo fare un elogio a Biblioteche di Tradate, di cui io mi servo. Ad esempio, mi sono fatto dare due volumi di Renzo De Felice, che è il più grande storico del fascismo in Italia, che sto studiando, sto leggendo, per poi usufruirne nel racconto. L'altra ricerca, ma la domanda arriva dopo, penso, riguarda la lingua. Nel 1908 la lingua italiana, come viene spiegato, non esisteva come lingua nazionale, era una lingua parlata solo dalle élite dell'Italia. L'Italia era variegata di tanti dialetti, per cui, per rendere un po' più credibile e accettabile la narrazione, ho dovuto occuparmi, ad esempio, dei dialetti. Il dialetto veneto, il dialetto bergamasco, il dialetto milanese, il dialetto napoletano, il dialetto calabrese. E anche qui devo riconoscere che internet è stato preziosissimo, perché su internet si trovano dizionari italiano dialetto, si trovano elenchi di modi di dire in veneto, in calabrese, in napoletano, in milanese, per cui questo è stato un tipo di indagine che ho dovuto fare. Anche se oggi il dialetto purtroppo non viene più capito. Mi ricordo che in classe, ai tempi, leggevo le poesie di Carlo Porta, che è un grande poeta dialettale milanese straordinario, ecco, un po' ha copiato il dialetto anche degli autori. C'è Emilio De Marchi, che è uno scrittore milanese in dialetto, bravissimo. Ho preso alcuni testi delle commedie di De Filippo, Edoardo De Filippo, per il napoletano, eccetera, eccetera. Questo è il lavoro che richiede una scrittura, se vuole essere minimamente aderente alla storia. Ecco, allora, già che appunto abbiamo parlato dei dialetti, leggiamo prima un estratto che riguarda il terremoto e un estratto che riguarda sempre i dialetti. Prego, Adriana. Sono sì. Il terremoto di Messina del 1908. Il terremoto di Messina del 1908 è considerato la più grave catastrofe naturale avvenuta in Europa a memoria d'uomo. L'apocalisse si scatenò lunedì 28 dicembre. Fu Giovan Battista Rizzo, direttore dell'Osservatorio Geodinamico e Astronomico di Messina, scampato al sisma, colui che rilevò l'ora della prima scossa, ore 5, 20 minuti e 27 secondi, e l'intensità pari al decimo grado della scala Mercalli. Il terremoto produsse un maremoto con onde alte fino a 12 metri che devastò Messina, crollo del 90% degli edifici, e Reggio Calabria nell'arco di 37 secondi. Si parla più di 100.000 morti. A Reggio, definita allora come piccola Parigi per la sua intensa vita culturale, morirono circa 15.000 persone su 45.000 abitanti. Gravi danni si ebbero anche sulla costa calabra, da Villa San Giovanni a Palmi. Una tragedia questa del terremoto, che è stata un po' dimenticata a causa del numero sterminato di morti che di lì a poco la Prima Guerra Mondiale avrebbe disseminato in Europa. Per la stessa ragione, la ricostruzione post-terremoto fu lenta, poiché i capitali della penisola furono in gran parte assorbiti proprio dalla Grande Guerra. Ecco, seguono, ve le risparmio, poi delle testimonianze dirette. Ad esempio, grazie sempre a internet, ho potuto consultare i giornali dell'epoca che raccontavano e raccoglievano le testimonianze, e quindi abbiamo un po' raccolte e inserite. Vediamo i dialetti. Eccoci, io qui chiedo venia, già da subito, eh. Sosta Milano? Ordine di mobilitazione? Dunque no, vediamo quelli sul treno prima di arrivare a Milano. Prima di arrivare a Milano. Sì. E lì ho immaginato anche che ci fosse sul treno un ragazzo, un soldato, che da Bergamo andava a Saronno, capitava a Saronno. Qua. Intorno alla carrozza affollata, pagina 20.
Bergamasco. Bergamasco. Intorno, nella carrozza affollata, risuonavano le battute e i commenti di altri soldati del Bergamasco, anch'essi in rientro dalla licenza. Commenti che avevano come tema centrale le donne. Allora pota punta? Chiedeva uno all'altro senza peli sulla lingua. Sei da fa bene? Te che prova la pressione? No, pota, rispondeva l'altro. Parlato insieme su mandata. E mo pota devi far la scusa. Andrea ascoltava divertito. Scusi, nelle note c'è la traduzione, perché se no in realtà sono allusioni abbastanza pesanti, quelle che evito di tradurle. Io volevo leggere qualcosa del milanese. Sì, certo. Ecco. Per 23, forse 23, 25. No? Sì. Pagina 24. 24. All'avvicinarsi della città aveva riposto diligentemente l'avvocato. C'è un avvocato, ho immaginato un avvocato, ho descritto, no? Che è lì con i soldati. Aveva riposto diligentemente le sue carte nella cartella, si era alzato per prepararsi a scendere indossando un cappello nero simile a una bombetta. Quando fu davanti a noi ci guardò con simpatia sorridendo e, avendo probabilmente intuito il nostro spaesamento, esclamò: «Salve soldati, finalmente siamo arrivati a Milano, Milano è po' più, se dis. Nunca la scala, il Sempione, il Dom, la galleria, il tram, la luce elettrica, l'ospedale». Poi, mentre noi lo ascoltavamo stupiti e divertiti, ma con attenzione per cogliere bene le sue parole, proseguì. «Siete fortunati che non c'è la nebbia, che noi milanesi chiamiamo anche Sighera. Sapete cosa diceva della nebbia il mio amico e scrittore milanese Emilio De Marchi? Sta Sighera, color raniera, la vensuda, la risera, la imbottis Milano, la seccace in distra, in bocca, in di occhi, in del nas, in di sacocci, la scondiciar, la tacca il fer, la smangia il sas, la ferma come un muri, i cari, i besti, la gente, i ladri suo parente». Poi aggiunse: «Cosa ne dite, davvero bravo il mio amico scrittore?» Noi annuimmo senza proferire parola e lui si congedò da noi affermando: «Tanti auguri, ragazzi, da parte dell'avvocato Locatelli, sempre disponibile per voi soldati che servite il nostro paese». Sì, poi c'è il passo in cui si descrive la neve che scende, che vabbè, comunque, può bastare, dai. Può bastare. Dopo, prego. Ecco, il romanzo, appunto, è un romanzo storico che emana forte senso patriottismo e descrive in modo dettagliato, quasi affascinante, come avvennero i primi soccorsi a seguito del terremoto. È possibile, secondo voi, fare una sorta di parallelismo con i primi soccorsi che in questi anni purtroppo sono resi necessari per le calamità che hanno interessato il nostro paese? Dopo ti faccio parlare l'ero. L'unica cosa che mi sento di dire è che il terremoto avviene alle 5 e mezzo del mattino circa, l'allarme viene dato alla sera alle 6, per dire i tempi, no? Ed è stato una. Intorno a Messina c'erano una serie di navi che vengono distrutte. Solo una nave si salva ed è quella nave lì che riesce a mandare a Roma l'allarme, e lì il ministro che c'era, non mi ricordo più il nome, mobilita subito l'esercito, che deve andare giù in treno fino a Gioia Tauro, è un viaggio lungo. Quindi oggi si interviene molto più velocemente, ecco. E i mezzi di oggi sono imparagonabili con quelli di allora. Ecco, però il romanzo, come romanzo, ha dentro anche delle componenti diverse da questa tragica. Non è un romanzo che deprime, ci sono anche momenti divertenti, momenti romantici. Abbiamo immaginato una storia d'amore tra il protagonista Andrea Venzoni e una ragazza che lui salva insieme al fratello. Quindi c'è anche una componente romantica,
c'è anche una componente erotica, viene descritto, insomma sono soldati quei soldati, ragazzi giovani, parlano di donne, delle loro prime esperienze eccetera eccetera, quindi mi sono rifatto le sue esperienze giovanili. Tutti i soldati, insomma, tutti i ragazzi, tutti i giovani, insomma, siamo col pensiero in quel piacevole momento, ecco, se vuoi vedere. Il dramma dopo l'ora della disgrazia, mio nonno faceva parte di una vera bambino, di una famiglia che facevano le calze, infatti li chiamavano in dialetto i casettari, facevano le calze. Lui la sera prima era andato con suo padre in una pasticceria a Bagnara, perché Bagnara è forte, è una tradizione di pasticceria per i torroni di Bagnara, e mio nonno si nascose due tre torroncini nella tasca della giacca. E dopo che è successo questa tragedia, diciamo che la prima cosa che era la fame, e lui da bambino tirò fuori dalla tasca questo torrone natalizio che gli era rimasto in tasca, perché sul tavolo magari si giocava ai bambini. Questi sono racconti di verità che abbiamo messo con il professore da parte di questi bambini che si ricordano questo dramma. Viene portato a Gioia Tauro 5-7 giorni dopo. Perché i soldati, i primi soccorsi arrivano il 3 gennaio alla stazione del mio paese, partiti il 30-31 la notte di Capodanno da Pisa, in 64, questi sono i documenti militari, dell'archivio militare, e a Gioia Tauro arrivano in 32, immaginate 32 soldati con 4 asini, 2 cavalli, un tenente, un capitano, 3 caporali, 3 fucili, 2 pistole, alla stazione di Gioia Tauro, dopo 6 giorni che la gente si rifugiava ovunque, cercava aiuto dappertutto. E cosa potevano fare questi con 5 tende ospedali in queste immane tragedie? Perché fu tutto l'Aspromonte colpito, fu colpito la parte sud di Gioia Tauro. E chi poteva arrivare a Gioia Tauro credeva di essere salvo, non funzionavano treni, non funzionava nulla. La nave del re arrivò a Gioia Tauro. E come sono salvati i due fratelli? Come ha fatto ad arrivare a Gioia Tauro? Sì, nella disperazione di questa ragazza, Rosetta Spanò e suo fratello Salvatore, da Bagnara Calabra, seguendo la corrente marina della Montante, che è una corrente che attraversa lo stretto di Messina molto forte, si affidarono a un tronco. A un tronco si sono buttati in mare, la corrente li trasportò nella baia di Gioia Tauro, neanche a Gioia Tauro, nella località Pietre Nere. Lì vengono individuati dalle voci, fratello Salvatore, che era più abile a correre, e chiedeva aiuto a questi 4 soldati, tra cui c'era Benzone, Andrea Baroni, altri 2, che con un mulo trainavano questo carro alla ricerca per pattugliare la costa dei sciacalli. Videro questa montagna di morti dentro la baia delle Pietre Nere, seppellita di tronchi, l'immane tragedia che ha colpito questa popolazione, e i lamenti di questa Rosetta Spanò e suo fratello attirarono, la salvarono portandola nel campo ospedale. Questo succede intorno al 4 e 5 di gennaio. Una parola forte che mi ricordo dei racconti di un vecchio del mio paese, di Bagnara, coetaneo di mio nonno, raccontava di questo falò enorme, perché vedendo le navi nello stretto di Messina che andavano a Messina, non andavano nei paesini disastrati come Scilla, Favazzina, Tollara di Palmi, Villa San Giovanni, Cannetello, Santa Cristina, Reggio Calabria, andavano a Messina, perché era, come ha detto il professore, importante per le ambasciate estere e per il commercio che aveva la Sicilia più forte della Calabria. Niente, questa ragazza viene salvata con suo fratello, e di cui nasce questa, non direi storia d'amore, nasce questo sentimento di vita, questa forza legata alla volontà di vivere di lei e di lui, che sogna un futuro con gli occhi di questa ragazza. Tra tutto il racconto c'è un bacio, un certo di tanto. Nella tragedia si inclina tutto questo
questa speranza da parte di lui. Volevo aggiungere una cosa. E questa, scusa, cioè, questo è un po' il racconto della tragedia che io ricordo sulla pelle di questi uomini che erano gli anziani del mio quartiere. Per ogni scusa, per andavano a pescare, noi ragazzine d'estate, scusi, professore, i genitori ci mandavano con loro per toglierci dalle strade, e quello che ti raccontavano questa, lo raccontavano ai figli loro, a noi, bambini, nipoti, raccontavano questa tragedia aspettando magari un falò sulla spiaggia che magari un'altra barca portava dei pesci da vendere la mattina dopo, tra cui mia mamma, mia nonna facevano il pescivendolo e io l'ho fatto, lo sono ancora, ecco. E questo è il legame che ho nel rispetto di questo soldato, perché quando tutto il discorso si finiva, se non c'erano i soldati eravamo tutte morte. Cioè, non è lui, sono tutti dentro questo racconto, sono tutti quelli che io non ho potuto conoscere per la questione di età, però entrando nella loro storia capisco che si sono sacrificati non poco per aiutare la popolazione del Meridione, con questo la popolazione d'Italia, dove nacque questo legame tra questi soldati che vengono ancora ricordati e coloro che ancora tramandano queste storie. Volevo dire che ha citato, cioè ha citato un altro personaggio storico, Antonio Barone, che di Gioia Tauro, che faceva il militare a Messina. Nel terzo reggimento d'Acosta, artiglieria d'Acosta. Cioè, immaginatevi l'Andrea Benzoni bergamasco che arriva a Gioia Tauro, in Calabria. Come fa a parlare col calabrese? Allora gli viene affiancato questo ragazzo, un soldato come lui, Antonio Barone, che lo guida un po' nel territorio e gli fa l'interno. E si era salvato dal crollo della caserma del terzo reggimento d'artiglieria d'Acosta a Messina, attualmente reggimento Savoia, caserma Savoia adesso negli ultimi 70 anni, 60 anni, ma prima si chiamava reggimento d'Acosta. Si salva insieme a quattro militari, sono morti tutti i soldati a Messina di quel reggimento, di quella caserma. Lui si salva e miracolosamente arriva a Gioia Tauro, che viene affiancato a questi soldati. Ecco, tra l'altro, quando hanno finalmente due giorni di licenza, di riposo, l'Andrea Benzoni e l'Antonio Barone, Antonio Barone che è ricordato da un monumento a Gioia Tauro, abbiamo immaginato che l'Antonio Barone lo invita a casa sua a pranzo, a mangiare con i parenti e tutti. E lì descriviamo questo pranzo, no? E lì devo confessare che mi ha aiutato un grande scrittore, Carlo Emilio Gadda, va bene, che nel suo capolavoro, con il Storia del Dolore, descrive un pranzo domenicale della borghesia milanese a Erba, sul lago di Como, no? E descriviamo questo pranzo in Calabria, con tutte le caratteristiche del mangiare di allora. E qui abbiamo introdotto un elemento, divertente, no? Tutti voi conoscete la storia di Garibaldi. Scusi, professor, tra parentesi, al mio paese questa storia forse ognuno la pensa a modo loro. Io la ritengono vera, per quello che chi fu presente. Ci fu un racconto, diversi racconti, ma non per screditare Garibaldi, ma non dicevo, però l'episodio della ferita di Garibaldi. Ecco, è una cosa interessantissima che io non conoscevo, saputo da lui. No, la storia dice che Garibaldi è sbarcato in Sicilia e poi passato in Calabria, attraversato l'Aspromonte ed è arrivato a Gioia Tauro, va bene? È ricordato, eccetera. E qual è la spiegazione che viene data del suo ferimento? La spiegazione viene raccontata dal nonno di Antonio Barone, il quale è solito, dopo aver mangiato, sfuso, bevuto, raccontare questa storia. No? Secondo la leggenda che riportiamo, Garibaldi, attraversando l'Aspromonte, arriva a un punto in cui vede delle donne nude che si lavano nel fiume. Le donne si accorgono del suo passaggio, no? E strillano, urlano. Il cavallo si imbizzarisce, Garibaldi cade, si spara un colpo, si ferisce.
no? E la figlia del nonno dice: ma papà, perché tutte le volte devi contare questa storia? La risposta la può dare in calabrese lui. Perché la prima Natalia Mara era tua mamma. Perché una delle donne che c'era nel fiume era tua mamma. E anche perché la storia dei bersaglieri, che rimbalzi contro i bersaglieri dal promotto, scusate una parola, da bersaglieri sono andato a cercare questo 228esimo reggimento bersaglieri in Aspromonte che combatteva i ribaldi. Non c'è nella storia un combattimento in Calabria tra i bersaglieri contro Garibaldi. Ci sarà stato qualcheduno che magari ha pensato di scrivere che questa storia Garibaldi, diciamo, la combatté in Aspromonte con i bersaglieri. No, Garibaldi, l'unico combattimento che ha avuto in Calabria per la storia e per quello che la leggenda, successe a Monte Leone, l'attuale Vibo, dove l'unica scaramuccia che ci fu tra Garibaldi e le truppe, quelle che erano austriaci che comandavano il sud Italia, e i padroni terrieri, ecco, che avevano al soldo questi soldati, i mercenari, che erano la maggior parte. Ma l'unico combattimento fu fatto lì in Calabria, anche perché Garibaldi, dopo essere stato affondato con il piroscafo Piemonte nello stretto di Messina, si salvò con una scialuppa, andò a finire in una località in provincia di Reggio Calabria, esattamente a Montebello, dove ci fu una grossa riunione per quella che è il racconto vero delle persone, lo aiutarono a ritornare indietro e ad armarsi e cercare di portare più uomini in Calabria contro il colonnello Diaz, perché fu il colonnello Diaz che gli affondò il piroscafo Piemonte. E questa precisazione viene dagli archivi militari. Non c'è stato il 228esimo reggimento bersaglieri contro Garibaldi e la Spromonte. E le dicerie su Garibaldi, perché Garibaldi fu ospite e curato al mio paese, al Palazzo Baldari. Allora il sindaco Baldari lo ospitò esattamente in una strada prima di casa mia, dove oggi c'è la società Mutuo Soccorso col pescatore, un salone così, dove vennero nutriti i cavalli di Garibaldi, quando lui dalla Spromonte scese e attraversò, diciamo, l'attuale 118 che andò verso nord. A Gioia Tauro Garibaldi è visto come colui che non fu un personaggio legato alla popolazione, perché lui, dopo tutta questa storia che successe con la liberazione d'Italia, non ebbe un buon auspicio verso i calabresi, ecco, brutto. Su Garibaldi, ecco, un pensiero mio. Ecco, abbiamo citato Rosetta, quindi un sentimento che pervade il libro. Adesso Adriano magari ci legge un passo su questa vicenda sentimentale. Commentiamo un po' la storia d'amore tra Rosetta e Andrea. I due, lei è stata ricoverata all'ospedale, guarita, si è ripresa, i due vanno a fare una passeggiata sulla spiaggia, incontrano un vecchio pescatore con cui parlano e poi se ne vanno per i fatti loro. Si fermano, si siedono e si parlano. I gesti e le parole del vecchio marinaio ci toccarono il cuore. La mia mano e quella di Rosetta si strinsero istintivamente e un pensiero cominciò a girarmi in testa. Quelle immagini evocate sentivo che mi riguardavano, che riguardavano me e Rosetta. La parabola del vecchio marinaio e della sua goletta mi stava suggerendo forse il cammino della mia vita, fatta di bonacce e di tempeste, ma da affrontare e sperimentare in due. Guardai Rosetta, lei fece altrettanto, ed ebbi la sensazione che avesse intuito i miei pensieri e che soprattutto li condividesse. Salutammo il vecchio marinaio e ci allontanammo a passi lenti, girandoci indietro più volte, a ripetere il saluto con la mano. Sulla nostra sinistra le onde della risacca a volte arrivavano a lambire i nostri passi. Salvatore nel frattempo ci aveva raggiunto, si era levato le scarpe ed era tutto intento a raccogliere le conchiglie.
Rosetta per prima, scioltisi i capelli e levatesi le scarpe, si mise a correre, sguazzando nell'acqua marina. Io non esitai un attimo ad imitarla e cominciai a rincorrerlo. Vedevo i suoi capelli neri ondeggiare al vento e le sue gambe robuste orlarsi di salsedine. A un certo punto si fermò di colpo, si girò e con le mani a cucchiaio mi spruzzò una, due, tre volte. Io mi riparai alla meglio e a mia volta cercai di spruzzarla. Alla fine entrambi scoppiammo in una sonora risata e poi, dopo esserci ricomposti, trovammo una sistemazione mettendoci a sedere sulla spiaggia. Salvatore, guardato a vista dalla sorella, continuava la sua caccia alle conchiglie sulla battigia. Avevamo sotto gli occhi l'ampia distesa del mare, l'orizzonte infinito. Le onde, con il loro bianco ricamo di spuma, ci venivano dolcemente incontro, costringendoci con il loro intenso scintillio a socchiudere le palpebre. Mi pareva di essere immerso in un'atmosfera da sogno. Accanto a me sentivo il calore di Rosetta e il cuore mi batteva mille. Andrea, lo sai, devo prima o poi lasciare suora Anna Maria e l'ospedale. Oramai mi sono completamente rimessa e dovrò trovare un'altra sistemazione per me e per Salvatore. Io l'ascoltavo con attenzione, muovendo col capo. Seguì qualche minuto di silenzio, per cui la scorsi un po' corrucciata e meditabonda. Poi proseguì. Sono molto preoccupata, sia per me che per Salvatore. Siamo rimasti soli su questa terra, lui è ancora piccolo, e io non ho una grande esperienza della vita e del mondo. Spesso mi interrogo su quale potrà essere il mio futuro e ti confesso, ho molta paura, non so cosa fare. Dopo queste parole, la pausa di silenzio si fece più lunga e profonda. Ora toccava a me dire qualcosa, darle delle risposte. Da una parte ci tenevo, dall'altra mi tratteneva dall'intervenire un certo timore, perché non sapevo come avrebbe reagito. Alla fine presi il coraggio a due mani e mi buttai. Rosetta, non ti devi preoccupare, io non ti chiedo altro che poterti dare una mano. Per quanto riguarda la tua sistemazione immediata, io, sempre che tu sia d'accordo, ne posso parlare al caporale Antonio Barone, che è un mio carissimo amico di Gioia Tauro. Sono certo che lui una soluzione la saprà trovare. Per quanto riguarda invece il tuo futuro, voglio che tu sappia una cosa. E qui la mia voce cominciò un po' a tremare. Io sarò sempre al tuo fianco. Io non ti lascerò mai. Io vorrei portarti con me quando questa missione militare sarà finita. A questo punto fui costretto a una pausa per riprendermi dall'emozione. Insomma, Rosetta, io mi sono innamorato di te. Sono riferimenti ad autori che lei ci ha insegnato anche per anni a scuola. Tra l'altro c'è anche una composizione scritta da voi poco prima, tra l'altro, della lettura che ha appena letto Adriana. Come la passione per la letteratura l'ha aiutata nella stesura di questo libro? Tantissimo, l'ho già detto prima. Cioè, mi meravigliavo di me stesso man mano che scrivevo al computer gli appunti presi dalla storia, dalla racconto di Rocco, e affioravano in me tantissimi ricordi. Tanto è vero che si è posto un problema tecnico: come potevo far entrare nel romanzo la ricchezza delle letture che avevo fatto. E allora l'idea che mi è venuta è quella di immaginare un personaggio, che non vi sto a dire chi è, che fosse il mio alter ego. E attraverso lui ho fatto passare la ricchezza di cose che ho imparato leggendo, studiando la letteratura italiana. C'è detto un personaggio che è molto vicino ad Andrea Belzone, ad Antonio Barone, no? È quasi un secondo padre per loro e li segue, li porta a vedere, ad esempio quando sono a Pisa, ti porta a vedere il campo dei miracoli, spiegando loro le cose, eccetera, no? E piacerebbe che i miei alunni che leggessero il romanzo scoprissero chi è questo personaggio e soprattutto sentissero nei suoi racconti, nelle sue spiegazioni, quello che sentivano in classe da me. Capito? È un piccolo... Io l'ho letto e confermo, penso di aver capito chi è, poi non so...
gli altri miei colleghi e studenti, ma credo che si capisca. Prima di vedere se eventualmente ci sono delle curiosità dal pubblico, ha accennato prima ad altri libri. Ah, volevi forse leggere la poesia? Se volete leggere la poesia, però magari è meglio, dato che è la vostra composizione. Ecco, il rock, nonostante sia la variante in strada, in realtà ha delle intuizioni, degli spunti lirici molto belli. L'unica cosa che poi non riesce a dare forma leggibile alle cose che intuisce. Per cui questa poesia che abbiamo inserito, quando noi scriviamo dei romanzi, la nostra abitudine è anche mettere degli inserti lirici. Per cui lui ha messo giù questo spunto, no? C'è questo pescatore, vecchio pescatore, che i due protagonisti trovano sulla spiaggia, che è riseduto, che fa una corda, va bene, con accanto la barca con cui ha pescato. Con la barca con cui ha pescato per tutta una vita, che ormai è inferma, eccetera. Quindi lui l'ha messa giù in modo primitivo. Poi, no, il Virgilio, citato nella prefazione, gli ha dato un po' una forma leggibile, una cosa molto carina, molto bella. Il Rocco si commuove tutte le volte che la sente. Sì. E lui si identifica col vecchio pescatore e mi tratta come se fosse la Goletta. E ci vedo dei personaggi. Immaginate questo vecchio pescatore sulla spiaggia, si rivolge alla sua Goletta e dice: spiaggiata, senza anima, sull'arida sabbia ti vedo, o mia Goletta di legno. Ora, come me, puoi solo guardare quel mare solcato tante volte insieme. Eri allora di bianca stoffa vestita a festa e correvi nel vento da signore in costume con corteo di onde azzurre e bianche spume, mentre io fiero ti guidavo ad alta testa. Ora i miei occhi, chiusi da lacrime di sale, i luminosi orizzonti non possono più mirare. Sul viso ancora il coraggio per affrontare la forza titanica del mare, il mare signore della profondità abissale. Muta ormai è la voce del nostro tempo, trascorso spesso ad implorare Dio di scampare alle sue tempeste. Con te accanto aspetto, umile e fiero, la bonaccia finale. Davvero complimenti, rende molto utile. Stavo dicendo, prima di chiedere appunto presenti se c'è qualche curiosità oltre a quelle che abbiamo cercato un po' di conoscere. Ha anticipato prima che è all'opera con altre opere, se ci puoi dire qualcosa. Sì, riassumo velocemente. Allora, già ho citato Dolce stagione d'amore a Miami, che è un romanzo autobiografico in cui viene raccontata l'esperienza di Rocco a Miami. E questo libro è ormai dato alle stampe. Si trova già, ho visto, sui social, no? Nelle librerie online. Divertente, l'università di questo. Questo è tutta altra roba, non c'è niente di tragico, anche se, vabbè, mi fermo qua. No? Poi, io e lui abbiamo in cantiere un terzo romanzo, molto bello, sta venendo molto bene, ambientato sempre a Gioia Tauro, in cui c'è la storia un po' dei suoi genitori, il suo nonno, i suoi genitori e sua mamma. Il titolo, che io trovo molto bello, è Quella bambina era mia madre. Concludo quello che ti sei detto, professore. Questa bambina era mia madre perché mia madre fu adottata da mio nonno. Mio nonno la trovò in un sanatorio, mia mamma, nel 1939. Il primo settembre del 39 la portò a casa.
Quando è scoppiata la guerra? Sì. Il giorno della scoppiata della guerra? Pomeriggio, il primo settembre. La portò a casa e non salutò. Mia mamma è sopravvissuta, miracolata da Dio. Questo lo, sono convinto di questo, che mia mamma è stata miracolata. Prima perché è stata data in affidamento a un'altra famiglia dello Ionio. E la riportarono indietro, mezza moto, quasi moribonda, perché mia mamma è stata sempre soffrendo. E in questo racconto racconto la viva voce, la viva sensazione dei miei nonni, di mio padre, di mia madre, che raccontano di questa bambina, si raccontano di questa bambina. Non dica tutto, no. Devo comprare il libro. Beh, no. Si raccontano di questa bambina che mia nonna, non avendo avuto figli, adottò mia mamma e che ha avuto una bellissima famiglia, ecco. Mia mamma è stata portata a casa da mio nonno, che era, si può dire, moribonda del poco. Mio nonno riuscì con le cure di mia nonna e di tutte le donne del quartiere a farla rinascere, a farla vivere. La volevano bene tutti, mia mamma. Io sono nato in una casa che non era neanche casa mia, nel senso di dire casa mia, perché dormivo a casa del vicino. E quando il vicino prendeva le botte del padre, dormiva a casa mia. Cioè noi ci siamo scambiati in quel quartiere di strade intrecciate un po' la vita di tante famiglie. Io mangiavo a casa di una famiglia perché non volevo arrivare a casa mia, che era lontana. E allora mangiavo a casa del mio amico. E allora magari il mio amico dormiva a casa. Cioè, eravamo in un quartiere, la Marina di Gioia Tauro, dove tutti questi ragazzi della mia, cioè delle mie generazioni si sono legati di fratellanza, di amicizia forte. Con i padri, con i nonni, parlare con un padre del mio amico è come parlare con mio zio, magari non è niente per me, però lo considero una persona che se mi ha fatto dormire a casa sua si vede che mi vuole bene, allora se mi dà un rimprovero, mi dà un consiglio, è la cosa giusta, lo stesso facevano con i miei genitori, lo facevano i miei genitori, anche perché tanti di questi nostri genitori lavoravano sulle navi, stavano via tantissimi mesi prima di tornare a casa, allora quello che c'era nel quartiere, che era lo zio, il cugino, il cognato, magari teneva d'occhio un po' tutti questi ragazzini e se ci doveva dare qualche pacca per farci stare un po' dritti, lo faceva. Ecco, il racconto di questa bambina è il racconto di questa bambina è molto forte. È riuscita nella sua vita ad avere 5 figli. Beh, adesso non c'è più. Bene, grazie per questa chiacchierata. Non so se c'è qualche curiosità dal pubblico, qualche domanda. Semplicemente, quando lei parla della sua vita di bambino, in che anni ci riferiamo? Io sono del 1961, stiamo parlando della mia coscienza e comincio a ricordare negli anni 70, 71, 72, 73, da lì comincio a ricordarmi, ricordo quegli anni, quel periodo. Mio nonno aveva 73 anni allora, quando mi ricordo queste cose che ci raccontava, anche qualche anno prima poi. Però l'immagine del suo racconto ce l'ho negli anni a seguire, dopo il 1970, diciamo, che poi mio nonno è morto nell'86. In quegli anni, diciamo, viveva di fronte a casa nostra, abitavano proprio di fronte. Venivano a vivere con noi quando mio padre andava sulle navi, andava a pescare con mio nonno paterno, pescavano e avevano un legame di amicizia molto forte con altri. Ma lei ha conosciuto anche il suo nonno? O no? Sì, conosciuto me, certo, mio nonno Francesco, sì. Mio nonno Rocco. La storia del soldato che Camasco arriva dal nonno. Sono stati i vecchi del mio quartiere, quelle strade che dicevo prima. Quando si raccontava la storia, si raccontò, la raccontavano sempre con quella malinconia, quel ricordo tremendo di chi la migliore compagnia era la fame, e si moriva, perché non c'era niente, non avevamo da mangiare, l'unica cosa che c'era da mangiare le vigne, il mare, non c'era il pane, non c'era la farina, non c'era, c'erano 400.000 persone accampate lungo la ferrovia di Gioia Tauro. E lì si mangiava, lì c'erano i viveri che arrivavano. E tutta questa popolazione si accampava lungo la ferrovia e cercava di sopravvivere a quelli che erano i viveri che arrivavano, perché avevano perso tutto, immensamente tutto. Chi si era salvato, come la famiglia di mio nonno, portò una barca a Gioia Tauro dopo,
in seguito. Invece di fare calze si misero a fare i pescatori, dormivano sotto la barca fin quando non gli fu assegnata la baracca svizzera. Questo spiega anche i disordini, avvengono dei disordini sparatori, violente. Colpo. E Antonio Barone rimarrà ucciso anche in uno di quelli sparatori. Perché la rivolta nasce perché i commercianti non vendevano più, tutti mangiavano e si rifornivano alla stazione, chi rubava, chi mangiava, chi faceva, però era la stazione dove c'erano i campi ospedali, dove ho delle foto rilasciate dal cavaliere Franco Anastasi, che ha lasciato delle foto dove ci sono questi soldati dentro questi campi militari che in alcuni casi distribuiscono viveri, e lì nascono le rivolte nascono in paese con i commercianti. In una di queste un certo Trinchera, proprietario di un forno, vista il racconto, dice che un soldato colpì la moglie in quella confusione, e lui sparò dei colpi contro questo ufficiale, e invece di colpire l'ufficiale colpì Antonio Barone e Andrea Benzoni. Antonio Barone muore sul colpo. Non si sa come finisce. Chi? Il Benzoni. No, il Benzoni rimane ferito. Non si sa come finisce. Sì, no, il Benzoni rimane ferito e morirà in colpo. No. Stiamo parlando un po' di questo romanzo che poi alla fine piace dirlo come il fiume in piedi, il torrente Petrace, piacerà di più. E niente, la stele al parole fu voluta da un principe napoletano per il coraggio che ebbe di salvare l'ufficiale, a parole che era del paese, gli fecero questa stella in paese. Ecco, vedendo la storia, è interessante anche il finale che abbiamo immaginato. No, quello non ho parlato. No, neanche io voglio parlare. Sto solo dicendo che il finale è molto interessante. E siamo arrivati con diversi tentativi, con diverse ipotesi. Vabbè. Ci sono altre domande, curiosità? No, una mia curiosità molto basica. Io non ho capito perché c'è nel paese questa stele, questo ricordo di Andrea Benzoni. No, la stele è Antonio però. Andrea Benzoni c'è una lapide. Sepolto a Gioia Tauro. È stato sepolto a Gioia Tauro. Gli ufficiali. Andrea Benzoni è sepolto a Gioia Tauro. Per capire la ragione bisogna leggere lì. No. Va bene, grazie. Allora, a tal proposito adesso, sempre grazie Adriana, facciamo l'estrazione dei 10 fortunati che vinceranno il libro stasera. È comunque possibile acquistarlo al termine della serata. Io adesso recuperiamo la borsa blu con Adriana. Sì, facciamo l'estrazione e poi abbiamo... Ci sono dentro le matrici. È piacevole parlare di questa storia e ringrazio tutti voi per avermi ascoltato in quello che è stato questo mio racconto. Emozionarsi, raccontarlo è poco, a leggerlo se si emoziona di più. Insieme al libro viene anche dato un certificato con cui è stato vinto il primo premio dal professore Darò con quest'opera. Quindi, primo numero. 22. Andiamo avanti. Sono contento. Anche io sono felicissimo di leggere. Questo qui come l'ha interpretato? Direi un 9. 9? 9. Direi un 9? Su 9. 66. 60? Eccola signora, meno male. La signora. Quando ci diamo il pane. No, aspetta, glielo porto. La signora di Palmi. La signora di Palmi. Poi terzo fortunato. Subito.
18. Vediamo un 18. Ma siamo sicuri che non è una sì. 21. Come tira l'altro, eh? Volevo solo dire che io l'esperienza, infatti mi sono emozionata tantissimo, mio nonno e mi sono morte la mamma, il papà e tre fratelli nel terremoto. Lui e un fratellino si sono salvati perché si è formata una specie di fondicello e loro sono sopravvissuti a Messina. E mia madre che ancora vive a 95 anni, spesso e volentieri mi racconta di questa esperienza. Faccia leggere, sua mamma. Ho ascoltato tutto con grande emozione. Ci sono dei testimoni di Messina. Ci sono dei testimoni di Messina. Scusate. Il padre di un grandissimo dottore. Così. Bene, do la parola a Gianfranco per i saluti a chiusura della serata. Bene, ringrazio tutti per la partecipazione e gli autori per la loro testimonianza molto sentita. Grazie di nuovo e vi
aspettiamo alla prossima serata del libro. Grazie. Grazie.